siamo, è arrivato il momento di lasciare Key West e la nostra stanza. Daniele ha già portato una valigia in macchina, l'altra è pronta. Salutiamo la nostra stanzina, salutiamo Key West, anche se il tempo non è stato proprio dei migliori. Ma non importa, pollice su comunque. E via, si parte per il lungo viaggio verso Miami, sperando che sia un po' meno lungo che all'andata. Forza e coraggio. Addio stanzina. Così lasciamo Key West e passiamo sulla prossima isola e finalmente di giorno possiamo goderci anche questa strada che corre dritta fra tutte le isole passando sul mare, quindi abbiamo sia a destra che a sinistra l'acqua. Di qua e di qua. Passa proprio tra un'isola e l'altra, credo sia il pezzo più lungo di autostrada costruito sul mare. E finalmente lo vediamo, perché all'andata invece era notte e non si vedeva assolutamente niente. Eccolo qua, il mare con qualche isoletta più sperduta. Invece di qua non c'è quasi niente. E piove. Ci siamo fermati a Isla Morada, dove c'è questo pontile con un sacco di pesci giganti e cormorani e non lo so, adesso vi faccio vedere. Siamo all'aeroporto, abbiamo lasciato la macchina, adesso abbiamo un po' di tempo davanti. Ci siamo, è quasi il momento di imbarcarsi, mancano pochi minuti. Che tristezza, che
lo esperimento verso Nizza. Ho letto male l'ora, ho corso per tutto l'aeroporto di Monaco convinto di aver perso l'aereo, sono arrivata semi morta, praticamente mi è collassato un polmone, tossisco da un quarto d'ora, avevo sbagliato a leggere l'ora. Buongiorno. Non ho niente altro da dire. Buongiorno, sono. Adesso ci aspetta un'altra oretta e mezza di volo, credo. A dopo. Siamo arrivati a casa, il nostro viaggio è ufficialmente finito. Come sempre io spero che questi vlog vi siano piaciuti, se così è non dimenticate di cliccare mi piace, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video. Ciao! Buongiorno, ha iniziato a piovere e noi siamo pronti ad uscire. Ecco qua, evviva! Stamattina andiamo a fare colazione da Starbucks. Quindi proviamo a prendere le bici e vediamo come arriviamo alla colazione. Lo vedrete fra poco.